Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi mostro come trasformare un distanziatore di quelli con gli strass in un orecchino a perno. Ed ecco qui il risultato. Ho realizzato appunto queste due coppie di orecchini utilizzando appunto questi distanziatori con gli strass. Con la resina UV andremo appunto a realizzare questi orecchini davvero carinissimi. Vi lascio al tutorial. Allora, il primo passaggio è quello di prendere un po' di scotch. Un po' di scotch lo vado a chiudere a cerchio, in questo modo. Vedete? Ho chiuso appunto lo scotch. Appiattisco i due lati e piego di nuovo lo scotch, in questo modo. E dopo lo ripiego così, a metà. E creo appunto questa punta. Questa punta vado ad inserirla all'interno del distanziatore e poi schiaccio il distanziatore sullo scotch in modo che, vedete, qui all'interno c'è la punta dello scotch e così la resina non va a finire all'interno di questo foro. Quindi questa è la base per andare appunto a creare l'orecchino. A questo punto prendo un po' di resina trasparente . Ok, un po' di resina perché devo colorare entrambi. Inserisco un po' di colore bianco. Vado ad utilizzare questi qua della Reschimica, quindi un po' di bianco. Ok, e utilizzo un po' di pigmento rosa. Ok, e vado a girare la resina. Prendo una base, nel mio caso è in polistirolo, ma poi va bene anche uno stampo in silicone, per andare appunto a fissare i due distanziatori, e vado ad inserire un po' di resina all'interno, in questo modo. Che poi, a seconda del distanziatore, è carino l'effetto, perché vedete, in questo caso va a creare un simil fiorellino. Poi ogni distanziatore, ci sono anche i distanziatori anche quadrati, in quel caso avrete un orecchino davvero carinissimo, ma quadrato, con la forma quadrata. Basta davvero poca resina, vedete? Se sentite rumore in sottofondo è perché qui c'è una tempesta in corso, e infilo il tutto in lampada. Ed eccoli qua, vado ad illuminare lo scotch ed ecco qua, questo qui è perfetto. Vado a illuminare lo scotch anche da quest'altro lato. In questo caso vado a rimuovere la resina in più, basta un taglierino, ok, in questo modo, vedete, basta togliere appunto l'eccesso. Adesso giro i distanziatori e vado a fissare i due terni sul vetro. Quindi prendo un po' di resina trasparente, inserisco proprio una punta centrale al distanziatore. Infilo i due perni, il primo e il secondo. E li infilo in lampada. Rieccomi, adesso rivado ad aggiungere un altro po' di resina e poi rinfilo nuovamente il tutto in lampada, così abbiamo fissato per bene il perno in acciaio sul retro, in questo modo, vedete? E adesso lo infilo di nuovo in lampada. Rieccomi, vi posso assicurare che sono davvero stabili
i perni sul retro e tengono davvero tantissimo. Adesso non ci resta che andare a decorare il centro appunto del fiorellino. Quindi li rinfilo di nuovo sul polistirolo ed ecco qua. Per la decorazione centrale possiamo utilizzare queste decorazioni per nail art, ovviamente sempre in argento perché la base del distanziatore è argento. Quindi qui ho diverse tipologie. Ci sono le perline, ci sono questi triangolini, ci sono questi cerchietti, poi ci sono questi triangolini e goccine. Oppure stavo pensando anche a queste altre decorazioni. Un attimino che allargo l'inquadratura perché sennò non si vede un ciufolo. Dicevo, queste decorazioni qui, al limite posso utilizzare questi qua a forma di cuoricino. Questi sono i diamantini. Stavo pensando di utilizzare questi cuoricini qui ed inserire appunto un cuoricino centrale. Vediamo che colore possiamo tranquillamente utilizzare. Io direi appunto rosso, visto che tra un po' è San Valentino. Un attimino che tolgo la cialdina. Eccola qua, e prelevo appunto, credo, due cuoricini. Ne metto qualcuno qui. Sono davvero carinissime queste decorazioni. Ovviamente prendo anche un po' di resina trasparente perché andremo appunto a fissare il cuoricino sempre con la resina. Quindi prelevo un po' di resina, le metto un pochettino centrale appunto al perno. Ecco qua. Prelevo un altro cuoricino e lo metto qui centrale. Davvero carini. Adesso un altro po' di resina. Stessa cosa faccio anche dall'altra parte. Ok, in questo modo. E catalizzo in lampada. Ed ecco qui gli orecchini terminati. Ovviamente possiamo decorarli in tantissimi modi differenti, come vi mostravo prima. Questi li ho realizzato un po' di tempo fa, già ve li ho mostrati all'interno di un video, e proprio in quel video poi mi è stato richiesto appunto il tutorial di questi piccoli orecchini, come far diventare appunto un distanziatore in un orecchino a perno. Questo centrale appunto è un quadratino, quelli che si aggiungono appunto per la nail art per intenderci, e questo appunto è il risultato. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao a tutte!